Trapani, 33 anni fa l'omicidio di Ciaccio Montalto, ANM libera, ricordano il magistrato. Marsala cambia le guida del commissario della polizia, Salvatore Avvento, nuovo dirigente. Mazzara, ennesimo appello del vice sindaco Silvano Buonanno sulla strada 38 per Torretta. Calcio, Mazzara in caduta libera, ieri a San Cataldo, quarta sconfitta consecutiva. Calcio, stop casalingo per la Folgore, rossoneri battuti di misura dal Campofranco. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca. Un incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi dello svincolo per Cinisi sull'autostrada 29 Palermo-Mazzara. Una ruota dell'autobus dell'autoservizi SGS in servizio da Trapani al capoluogo siciliano è esplosa durante il tragitto. Il mezzo avrebbe sbandato più volte finendo poi sul guardrail. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Alcuni feriti sono stati accompagnati in ospedale. Sarà commemorato oggi a Trapani il magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto, ucciso dalla mafia. Il servizio. Si terrà oggi a Trapani l'iniziativa organizzata dalla locale sezione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati e dal presidio trapanese Ciaccio Montalto di Libera per il 33° anniversario dell'assassinio di Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Nell'atrio del Palazzo di Giustizia, con inizio alle 17.30, si terrà la rappresentazione teatrale denominata Il Testimone, scritta dal giudice Mario Almerighi e dal regista e attore Fabrizio Coniglio, rappresentazione che verrà diretta e interpretata da Bebo Storti e dallo stesso Coniglio. Al termine dello spettacolo il pubblico potrà recarsi nell'androne del palazzo, dove saranno esposte alcune fotografie gentilmente concesse dalla famiglia. Lo spettacolo verrà preceduto da un incontro con il procuratore aggiunto di Palermo, Dino Petralia. Si parlerà di Gian Giacomo Ciaccio Montalto, della sua umanità, del suo grande spirito poetico e del suo profondo senso dello Stato, che va ricordato soprattutto alle nuove generazioni. Lo spettacolo verrà replicato domani mattina sempre nell'atrio del Palazzo di Giustizia Trapanese alle 10 per una rappresentanza degli alunni delle scuole medie e secondarie della città. Incontro al Comune di Marsala tra il sindaco Alberto Di Girolamo e il commissario della polizia Filippo Livolsi. Il funzionario di polizia ha voluto salutare il primo cittadino marsalese al termine della sua esperienza al commissariato lilibetano. Il funzionario di polizia andrà a ricoprire l'incarico di dirigente del commissariato di Castellammare del Golfo nell'ambito di una riorganizzazione interna disposta dalla questura di Trapani. Al posto di Livolsi è stato nominato il commissario Salvatore Avvento, proveniente dalla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Incontro questa mattina al comune di Alcamo tra il commissario straordinario Giovanni Arnone e il sottosegretario alla pubblica istruzione Davide Faraone. Durante l'incontro di natura istituzionale sono state affrontate alcune problematiche del territorio. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. A Favignana è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteo l'incontro previsto per questa mattina sui consumi idrici e bollette pazze dell'EAS. Lo ha reso noto il Comune. L'appuntamento era stato organizzato in collaborazione con l'associazione Codici Centro per i diritti del cittadino, rappresentata dall'avvocato Vincenzo Maltese, per affrontare la problematica relativa all'invio di fatture EAS per presunti consumi relativi agli anni 2010 e 2011 contenenti cifre sproporzionate o che non corrisponderebbero al servizio realmente erogato. La nuova data dell'incontro verrà stabilita e divulgata, fanno sempre sapere dal Comune, sia in base alla disponibilità dell'avvocato che alle condizioni meteo nel momento in cui verranno ripristinati i collegamenti marittimi.
La città di Marsala festeggia domani la patrona, la Madonna della Cava. Il programma dei festeggiamenti avviato lo scorso 5 gennaio prevede oggi nel santuario dedicato alla Madonna la messa alle 18, presieduta dal Vescovo Monsignor Domenico Mogavero. Domani poi, nella giornata della solenne ricorrenza, in calendario diverse iniziative, tra le quali la processione a partire dalle 15:30, e domani ricorre anche la festa al corpo della Polizia Municipale. Dopo la celebrazione della messa, il commissario capo Vincenzo Menfi presenterà la relazione sull'attività 2015 della Polizia Municipale. L'incontro si terrà al complesso San Pietro alle 11. Strada provinciale Mazara, Torretta Granito. Il vice sindaco di Mazara, Silvano Bonanno, afferma che la strada va completata velocemente il servizio. Il vice sindaco di Mazara del Vallo, Silvano Bonanno, è intervenuto oggi sui lavori di completamento della strada provinciale 38 Mazara Torretta Granitola. Per Bonanno è assurdo che dopo oltre 3 mesi l'ufficio regionale delle gare d'appalto di Trapani non abbia ancora concluso l'iter per l'assegnazione dei lavori di completamento, adeguamento e sistemazione della strada provinciale. I lavori devono essere urgentemente espletati, scrive il vice sindaco mazarese. La strada è molto pericolosa, non è ancora illuminata e soprattutto crea moltissimi disagi alle molte famiglie che vivono in quel quartiere. Lavori, scrive ancora il vice sindaco mazarese, che erano stati avviati 4 anni fa grazie ad una sinergia delle amministrazioni comunale e provinciale, ma che sono poi stati interrotti per una serie di problematiche legate ad aspetti economici e a un contenzioso tra l'ex provincia e l'impresa aggiudicataria di allora. Abbiamo nuovamente inviato una formale lettera per chiedere l'accelerazione dell'iter agli organi preposti affinché si possa procedere in breve tempo alla ripresa dei lavori di completamento, ha concluso il vice sindaco Bonanno. Sul sito del Comune di Mazara è stato pubblicato l'avviso e il modulo per la concessione del contributo ex anni l'anno 2016. Gli interessati possono presentare istanza per l'accesso al contributo entro e oltre il termine perentorio del 31 ottobre. Il modulo può essere ritirato anche presso l'ufficio Solidarietà Sociale di Via Giotto. Il Comune di Mazara inoltre rende noto che sull'albo pretorio online del portale istituzionale è stato pubblicato l'avviso e il modulo per la concessione del contributo ex Enauli anno 2016. Gli interessati possono presentare istanza per l'accesso al contributo entro il 31 marzo. I modelli per la presentazione delle istanze sono disponibili presso l'ufficio di solidarietà sociale e possono essere scaricati anche dal sito del comune. E sempre l'ente mazarese rende noto che sull'albo pretorio online è stato pubblicato l'avviso e il modulo per la concessione del sussidio per le gestanti nubili e per le ragazze madri anno 2016. Anche in questo caso i modelli per la presentazione delle istanze di sussidio sono disponibili presso l'ufficio di solidarietà sociale o si possono scaricare dal sito del comune. Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori della biblioteca Fardelliana di Trapani, lo ha reso noto oggi il sindacato di ICAP Confsal. A far data dal prossimo 4 febbraio i lavoratori della biblioteca assicureranno solo il normale orario di lavoro 8-14, non assicurando il servizio in turnazione in quanto legato a salario accessorio allo Stato non remunerato. Alla base della decisione, si legge in una nota del sindacato, la situazione di ingestibilità gestionale della biblioteca, il mancato pagamento dello stipendio e salario accessorio, il disastro in cui versa sia sotto l'aspetto retributivo sia sotto l'aspetto organizzativo la biblioteca. Lupia Casa Artigiani rende noto che l'INAIL ha pubblicato un nuovo bando per ottenere i finanziamenti relativi agli incentivi per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande vanno presentate in via telematica dal 1 marzo al 5 maggio. Per informazioni si può contattare la segreteria provinciale del Lupia Casa Artigiani. La Confcommercio di Mazara rende noto che le licenze comunali di somministrazione alimenti e bevande devono essere rinnovate per l'anno 2016 entro il 31 gennaio. Per gli adempimenti ci si può recare presso gli uffici della Confcommercio in via Giotto.
Sono aperte le iscrizioni alla piccola scuola biblica e di etica della salute nel presidio ospedaliero di Marsala, lo ha reso noto oggi il cappellano del nosocomio lillibetano Don Francesco Fiorino. Ogni 15 giorni si terranno degli incontri dalle 18 alle 19:15 presso i locali della cappella dell'ospedale. Per maggiori informazioni si può contattare Padre Fiorino. E siamo allo sport, parliamo di calcio. Fine settimana da dimenticare per Trapani e Marsala 1912 in Serie B, primo impegno del 2016 e prima sconfitta per i Granata. La formazione di mister Serse Cosmi ha giocato e perso fuori casa sabato pomeriggio contro la Ternana. 1-0 per i padroni di casa, il risultato finale del match valido per la 22ª giornata del torneo cadetto. Rete decisiva di Gondo al 46 minuto della ripresa, quindi in piena zona Cesarini. Partita fuori casa, sconfitta in Serie D anche per il Marsala 1912. I lillibetani sono stati sconfitti 3-1 dalla capolista Frattese. E scendiamo ancora di categoria, passiamo all'eccellenza e iniziamo vedendo assieme risultati e classifica. Campionato d'eccellenza, girone A, 18ª giornata, questi risultati: Alcamogela 1-1, CUS Palermo-Castelbuono 1-1, Folgore Atletico Campofranco 0-1, Camarat Mussomeli rinviata, Libertas 2010 Dattilo 1-1, Pacheco Parmonval 5-0, Raffadali Pro Favara 1-4, San Cataldese Mazzara 1-0. La classifica guida sempre la San Cataldese con 38 punti, poi Gela 35, Dattilo e Pacheco 33, Castelbuono 32, Alcamo 28, Folgore 27, Mazzara 30, Campofranco 25, Parmonval 23, Mussomeli 18, Camarat e Raffadari 17, CUS Palermo 16, Pro Favara 14, Libertas 2010 11. Ancora una sconfitta per il Mazzara, dunque la quarta consecutiva. Un Mazzara in caduta libera ieri, sconfitto dalla capolista San Cataldese. Su questa partita seguiamo assieme il servizio. È sempre più crisi per il Mazzara di mister Tommaso Napoli. Dopo le tre sconfitte consecutive subite contro Raffadali, Folgore e Alcamo per la formazione canarina ieri pomeriggio è arrivato il quarto stop di fila in campionato. Allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo la formazione locale ha vinto per 1-0 il match valido per la 18ª giornata del girone A d'eccellenza, la terza del girone di ritorno. Una sconfitta che fa allontanare ancora di più i gialloblu dalla vetta della classifica con la capolista San Cataldese che dista adesso ben 13 punti. Un distacco che probabilmente mette la parola fine ai sogni di promozione in Serie D del sodalizio guidato dal presidente Elio Abbagnato. Un Mazzara che non è stato capace di rimettere in piedi una partita giocata in parte in doppia superiorità numerica per via dell'espulsione di Di Marco e Bruno, alle quali si aggiunge anche quella del tecnico della San Cataldese, Rosario Marcenò. Una domenica da dimenticare, insomma, che allunga la disastrosa serie negativa del Mazzara targato Napoli. Per quanto riguarda la cronaca del match, da segnalare nel primo tempo il tentativo a rete di Arnone per il Mazzara, ma il tiro viene deviato da un difensore. Poi i padroni di casa rispondono con un tiro di Bruno da posizione decentrata, che finisce di poco al lato. La San Cataldese si rende pericolosa anche con un tiro da fuori aria, deviato in angolo da un difensore canarino, e con un altro tentativo dalla distanza di poco alto sulla traversa della porta difesa da Ilario. Il Mazzara si rivede con un contropiede avviato da Comegna che lancia Bono, Dolenti in uscita anticipa l'attaccante gialloblu, poi lo stesso Comegna ci prova dalla distanza, ma il suo tentativo non impensierisce il portiere locale. Nella ripresa l'arbitro espelle Di Marco per un'entrata scomposta nei confronti di un avversario. Poi viene espulso anche il mister della San Cataldese, Marcenò, per proteste. L'inferiorità numerica non scoraggia i padroni di casa, che anzi al 19esimo trovano il gol del vantaggio. Bello batte l'ennesimo tiro dalla bandierina, il pallone arriva a Martorana che in acrobazia trafigge l'aereo per 1-0 a favore della propria squadra. È la rete decisiva del match. Poi viene espulso anche Bruno tra i padroni di casa, ma il Mazzara non riesce ad approfittarne. Sempre in eccellenza, sconfitta anche per la Folgore, battuta in casa 1-0 dal Campofranco. Anche su questa partita seguiamo assieme il servizio. Si ferma a 4 la striscia di risultati utili consecutivi della Folgore, ieri pomeriggio battuta a domicilio dall'Atletico Campofranco. 1-0 per gli ospiti, il risultato finale di un match non bellissimo e avaro di grandi occasioni da gol per entrambe le formazioni. La cronaca del match ci porta al 9° minuto quando gli ospiti provano uno schema su calcio di punizione, ma la difesa rossonera è attenta e sventa il pericolo. Ci prova un minuto dopo Morello per la Folgore, ma il tiro viene parato senza problemi da Sempre Vivo.
risponde l'Onigro per gli ospiti, tiro centrale parato da Montagna. Al 16esimo folgore pericolosa su calcio d'angolo, Buscaia tenta il colpo di testa, il portiere ospite è attento e para. Al 20esimo il solito l'Onigro batte alto un calcio di punizione dalla distanza. Un minuto dopo conclusione dalla distanza di Capitan Morici, sempre vivo, non si fa sorprendere. Nella ripresa all'ottavo minuto altro calcio di punizione per gli ospiti, Montagna c'è e fa sua la sfera. Al 15esimo ci sono le proteste del Campofranco per un presunto tocco di braccio in aria di rigore di Guie, ma l'arbitro fa proseguire, ne fa le spese mister Andrea Pensabene che viene allontanato dal terreno di gioco. Al 23esimo Ghiotto occasione per la Folgore, cross di De Biasa dalla destra, sempre vivo smanaccia in maniera imperfetta, il pallone finisce sui piedi di Bongiovì che calcia debolmente e consente alla difesa ospite di evitare la rete dei locali. Al 33esimo tiro da fuori senza pretese del Campofranco, ben più pericolosi gli ospiti al 37esimo con Costa che scatta in contropiede, ci mette una pezza Sciani. Il gol è però nell'aria ed è rinviato soltanto di un minuto, quando l'Onigro lascia partire un gran tiro di sinistro da fuori area che va a insaccarsi nel set della porta difesa dall'incolpevole Montagna. 1-0 per il Campofranco, la Folgore prova a reagire ma non crea occasioni nitide, il risultato non cambierà più e i Seni si portano via l'intera posta in palio. Non abbiamo rischiato mai nulla, giocavamo contro una squadra importante, allenata da un collega che rispetto e stimo, quindi temevamo moltissimo, ci può stare, però penso che campo, condizioni atmosferiche, non era facile giocare a calcio, poi ci abbiamo provato in parte alcune volte. Poi è normale che ci abbiamo provato e che abbiamo avuto 3-4 ripartenze che potevamo far gol. Penso c'è stato un rigore nettissimo e sono stato anche espulso, perché un fallo di mano, interruzione dentro l'aria, c'è. E quindi questo, però penso che poi tutto sommato ci abbiamo creduto, abbiamo fatto una partita senza sbavature, quindi questo è importante e quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Il primo tempo è stata una partita un po' bloccata dall'una all'altra parte, noi speravamo e comunque sia nel secondo tempo abbiamo un po' alzato il baricentro, il pallino del gioco l'abbiamo avuto in mano noi, anche se magari non siamo stati abbastanza concreti. E quindi in mezzo al campo comunque non era facile giocare ancora una volta su questo terreno così pesante che magari non mette in risalto una squadra tecnica che tenta di giocare un pochettino con degli scambi e quindi magari il campo ci ha un po' penalizzato, però devo dire che giocare sempre in condizioni di emergenza, Bonino che si è fatto male all'inizio, Giordano verso la fine, cioè quindi stare sempre ad andare dietro ad infortuni, a dover cercare di inventarsi qualcosa, di dover aggiustare sempre la squadra, non è semplice. Resta il rammarico perché venivamo da risultati positivi e quindi giustamente oggi credo non si aspettava nessuno di capitolare dentro casa col Campofranco. E vi ricordo che la telecronaca della partita Folgore-Campofranco sarà trasmessa questa sera dalla nostra emittente a partire dalle 21.35. Con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo, grazie per averci seguito, arrivederci. We'll be right back.